cominciare con questa assemblea. Appena, insomma, appena lui se ne andrà, perché insomma c'è una cosa importante, abbiamo capito una cosa importante da fare, provvederemo a votare per prima cosa i verbali che non abbiamo votato nell'ultima assemblea, che sono state un po' più partecipate e presenti. Allora, innanzitutto, Sindaco, vogliamo sapere come siamo messi su quella questione per la quale abbiamo avuto delle discussioni importanti nelle ultime settimane, cioè la viabilità della zona aperta. La storia della scuola, sì, della strada lì alla scuola. Siamo messi nello stesso modo, nulla di diverso rispetto a quello che ci siamo letti qui in assemblea. È anche una domanda che mi consente anche di chiarire alcuni passaggi. No, ma quello è, noi, qui c'è l'Altranto, abbiamo partecipato a tutte le assemblee della frazione, del comitato di quartiere, del comitato di frazione, la prima delle elezioni e durante, senza saltarne una, anche stasera avevamo già una riunione già programmata, abbiamo detto aspettate, noi siamo rimasti a Nicolò e poi ci spostiamo. Dico questo perché noi partecipiamo a queste riunioni che, come vedete, sono riprese da una telecamera, due telecamere. Quindi quello che ci diciamo qui resta non soltanto nelle orecchie di chi ascolta, ma anche agli atti, al verbale che voi approvate. Per me vale molto di più quello che si dice in un'assemblea, assemblea delle quali non siamo mai scappati, non abbiamo sempre partecipato, perché vogliamo partecipare, stiamo parlando di San Nicolò, quindi, piuttosto che magari quello che può essere scritto o non scritto in una mail a cui non si riesce a dare una risposta. Questo lo dico perché quando capita di mandare una risposta via mail, non è una mancanza di volontà, non è una mancanza di tempo o un segnale di differenza, ma tante volte dico non alla mail tua e no, nessuno ha fatto come dire ma però... solo per dire che le cose che diciamo qui per noi valgono quanto, anche se formalmente sappiamo che non è così, quanto e più di un atto amministrativo. Quindi state tranquilli, nessuno sta prendendo in giro nessuno dirà preso in giro, ci mancherebbe l'altro, vi prende in giro o vi prenderà in giro. Tra l'altro, tornando al discorso della mail, poi su questo ci chiariamo, una mail a cui l'ufficio ha risposto e che ho visto, di cui insomma parlavamo anche con l'Altranto l'altro giorno, non è che c'è una risposta come a dire non ce ne frega nulla, non è una priorità. Sì, no, non la cacciamo a lei, no, non è necessario, però. Si è detto che il progetto è stato valutato, ci sono stati gli incontri. Allora, ce l'abbiamo. Allora, adesso facciamo un passo indietro. Io te lo dico semplicemente perché anche per il futuro, per evitare che delle situazioni poi diventino. Anche per il futuro noi gradiremmo avere delle risposte. Cioè, noi dal settembre 2018 non abbiamo avuto una sola risposta a un protocollo. Non pensare che quello che si fa altrove per altre questioni, chissà cosa sia, che ci siano delle risposte, cioè mai tutti i mesi, e sarà sempre così, salvo che succederà, saremo qui a riferire, a rispettare quelle che sono le richieste del quartiere, a riferire quello che è della frazione, quello che viene richiesto, quello che è riscontrare per quello che è stato fatto. Quindi nessuna cosa da nascondere, le mail, vabbè, se c'è stata qualche risposta, io questo francamente non so, ho visto una mail rispetto alla quale gli uffici hanno detto che comunque c'è stato un incontro, l'abbiamo detto anche su questo tema, presso gli uffici, e te lo ripeto, non è una cosa usuale, non è che altri comitati hanno avuto un incontro diretto con gli uffici per verificare. Dopodiché, se tu mi dici vogliamo delle risposte, nessuno ti vuole niente. Le risposte a una domanda, a una richiesta, a una sollecitazione, a una segnalazione, ci deve essere una risposta, senza ombra di dubbio. Il fatto che però siamo sempre qui presenti a rispondere direttamente e personalmente, per me vale molto più di qualsiasi altra risposta. Sulla questione specifica,
noi siamo rimasti con il progetto, con la visita che abbiamo fatto, che avete fatto come comitato di quartiere presso il Politecnico, con la presenza del dirigente, c'era l'Andrano, c'era io, non ricordo se c'era l'assessore, in cui si era valutata la proposta di progetto che voi avete portato e che è ancora in piedi, cioè depositata. Tra l'altro volevo dire il fatto che non sia inserita nel piano delle prepubbliche, non significa nulla, perché nel piano delle prepubbliche entrano solo le soglie, gli interventi sopra di 100.000, cioè infatti ci sarà la Carloferro, c'è il progetto sport nel campo su San Nicola Base, sport e periferie, e poi tutti gli altri progetti sopra 100.000. Resta quel progetto che aveva delle due questioni essenzialmente. Uno, la questione degli espropri, della viabilità complessiva. Il vostro progetto è molto più ambizioso, utilizziamo questo termine, ma dietro l'ambizione c'è anche un maggiore costo. Anche perché bisogna trovare, come per tutti i progetti, la copertura finanziaria. Si è trovata e pensata l'altra soluzione di cui abbiamo parlato, cioè di utilizzare una richiesta che un privato ha fatto per altre motivazioni urbanistiche, edilizie, su una sua proprietà, richiesta che, alla quale rispondeva un imposto di denaro, di poter utilizzare quelle risorse per fare la. Quella proposta è ancora in piedi,